Sì, il cambiamento, uniti per un internet migliore. Questo è lo slogan del Safer Internet Day 2017, la giornata mondiale per la sicurezza in rete istituita e promossa dalla Commissione europea, che giunta alla sua 14ª edizione si celebra quest'anno il 7 febbraio in contemporanea in altre 100 nazioni di tutto il mondo. Una giornata che è stata celebrata anche a Caltanissetta. La Polizia di Stato e la Polizia Postale hanno infatti incontrato all'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia 200 alunni delle classi quarte e quinte per metterli in guardia sui pericoli della rete e dell'utilizzo consapevole di internet, oltre che per prevenire il cyberbullismo. Stamattina partono le iniziative per l'educazione a una identità digitale e a una educazione digitale. Praticamente attraverso il sito il Safer Internet Center italiano e il sito Generazioni Connesse, gestito dal MIUR, dalla Polizia Postale, dal Garante per l'Infanzia e tante altre istituzioni. Quello che oggi noi diciamo ai ragazzini già sin dalle scuole primarie è proprio quello che il problema non è nei pericoli della rete lo strumento internet, ma il nostro comportamento. Quindi oggi iniziamo a parlare ai ragazzini dei 7 super errori che possono commettere e dei 3 super poteri, la mettiamo sul gioco, che possono mettere in atto con l'intelligenza e con l'attenzione per difendersi dai pericoli della rete. No, la nostra scuola in realtà è impegnata con le forze di polizia e con tante altre istituzioni a portare avanti un discorso sul bullismo e sul cyberbullismo, che purtroppo emerge in maniera chiara ogni anno sempre di più all'interno della scuola. Quindi noi, proprio con lo spirito di chi vuole affrontare la formazione degli alunni in maniera completa e sicura, abbiamo aderito a questo progetto che si chiama Generazioni Connesse, che ha proprio lo scopo di illustrare agli alunni quali sono i pericoli del web e tutte le iniziative che possono intraprendere per difendersi. Un progetto portato avanti dalle insegnanti Rosetta Gallina e Rossana Riggi, che vedrà gli alunni e i loro genitori e i docenti impegnati sino al 2018. Stiamo portando avanti una linea di condotta, quindi diciamo che ci stiamo formando per quanto riguarda questa tematica dal punto di vista proprio della docenza, quindi come i docenti devono affrontare questa problematica, ma nello stesso tempo ci siamo anche dati un obiettivo, che è quello di redigere una bozza di un documento molto importante, che è la policy interna dell'istituto, ovvero una procedura che ci aiuterà poi non solo a identificare eventualmente dei problemi che riguardano la tematica, ma anche come agire per affrontarli.